Sono il più piccolo. Valgo così poco che con me non ci compri niente. Sono schifato anche nell'elemosina. Nessuno mi vuole. E se proprio mi prende, finisco in tasca sperduto per sempre o in giro, nascosto da qualche parte in casa. Sono un centesimo. E per far di me un euro ce ne vorrebbero 100. Ma chi si mette a contare 100 centesimi di euro? Nessuno. È come se non esistessi. Sono un impiccio. Peso talmente poco in tutti i sensi che di me si farebbe meglio senza. Neppure il più tirchio dei miliardari mi considera degno di valore, così come un poveraccio con un centesimo in tasca non si sente minimamente più ricco. Io valgo solo come sottrazione. Sono l'illusione di un prezzo di mercato quando vedi scritto 9,99 euro. È chiaro che stai pagando 10 euro, ma per quel centesimo in meno il tuo cervello si lascia ingannare e pensi: cazzo, non costa neanche 10 euro. Amore, ti prego, lo devo comprare. Sì, lo so, ce l'ho già, ma non costa neanche 10 euro. Solo in quel caso conto qualcosa per dar l'illusione di uno sconto conveniente. Ma a cosa ti serve risparmiare un centesimo se poi di me non te ne fa niente? Basta. Voglio ribellarmi. Istituisco un comitato. Non voglio più essere usato solo come sottrazione per un finto sconto scontato. Esiste qualcosa che costa solo un centesimo? No? Allora bisogna inventarla. Non è giusto valere così poco a non valere niente. Che cosa potrebbe valere un centesimo? Avanti. Un chicco d'uva, una sola patatina fritta, guardare di un film solo i titoli di testa, una paillette spagliata, entrare in profumeria e ricevere una sola spruzzata, il sorriso di un passante sconosciuto, l'ultima pagina di un giornale, mezza pagina di un libro, una penna, quasi finito l'inchiostro, che può scrivere solo un'ultima parola. Non chiedo tanto, anzi quasi niente, ma qualcosa ci deve pur rendere giustizia, altrimenti fateci fuori, eliminateci dalla zecca, che si cominci con 50, 20, 10, 5. Ma un centesimo ad oggi non serve a niente se non ad ingannare un finto sconto scontato per un compratore deficiente. Non ho balbettato! Filippo Dimi! Come ti sei sentito nella parte del centesimo? Ma sei quello vero? Oggi che mi fa così. Vabbè, ma con Achille Lauro finto, prima ci ho parlato un quarto d'ora, eh. Simpatico, chiacchierone. Ma infatti qua distinguili quelli veri da quelli finti. Sì. Senti, mi hai detto di farti un sacco di domande di politica. Sì, sì. Vai. Io sono preparato, storia, politica, vai, cia, quello che vuoi. Senti, hai seguito elezioni al Quirinale, tutto quanto? Sì, Scalfaro è stato un sacco bravo, io gli voglio bene, perché è così. E niente, è così, mi ha detto, non mi chiede niente di ragazzi, non so niente di politica. No, ma tranquillo. So solo che sono di sinistra, ma ovvio, cioè, l'essere umano dovrebbe essere di sinistra spontaneamente. E questo è perché vuoi tendere verso il bene o verso il male? Il bene. Sei scemo? Questo a beneficio di quelli che diranno che abbiamo la superiorità morale e tutte quelle cose qui. Vabbè, comunque secondo me single lady, I'm a single lady. Io volevo ballare qua, tu non mi hai fatto ballare. Non era previsto, non abbiamo testi per... No. No, ma che meraviglia essere qua. Allora dai, parliamo di cose serie. Posso andare via? Sì. Grazie. Ciao. Filippo Dimi! Go! Com'è che ha detto? È giusto, eh? Cascato.